Prima di cominciare vi faccio vedere un acquisto un po' particolare di questo mese, che non si tratta di un fumetto ma è un disco, il disco di Craven Road di Velázquez. È un artista bravissimo che ha realizzato quest'album con 7 tracce tutte più o meno legate al mondo di Dylan Dog. La mia preferita è Groucho Groove, è spettacolare, io vi raccomando di andare ad ascoltarle e vi lascio il link al suo canale YouTube qua giù in descrizione, dove potete ascoltarle tutte gratuitamente senza anche comprare il CD. Io l'ho comprato perché mi piacciono veramente tanto. Salve a tutti, benvenuti al video acquisti di luglio 2021, non perdiamoci in chiacchiere e cominciamo subito. Volume 3 per Zombie 100 e, per quanto mi riguarda l'ultimo, non ho più intenzione di andare avanti con questa serie. Ho letto il nulla per tutte queste pagine, la premessa era interessante ma andando avanti si è perso parecchio ed era qualcosa che si poteva tranquillamente esaurire in un volume. Platinum End, volume 1 in Discovery Edition e volume 14, ovvero l'ultimo. Ho realizzato un video questo mese su quanto Platinum End mi faccia schifo e su quanto mi faccia schifo soprattutto il suo finale. Se non l'avete visto, ve lo metto nelle schede a fine video. Fire Force volume 25, Atsushi Okubo, grandissimo autore, continua a confermarsi tale. Non so bene quanto ancora durerà questa serie, ma mi sembra che ci stiamo avvicinando alle battute finali e sono molto curioso di scoprire la sua conclusione. E pensare che all'inizio non mi piaceva, eppure Okubo riesce a renderti interessante anche un manga sui pompieri. Jujutsu Kaisen volume 9, che è andato in pausa, mannaggia al demonio, ma alla fine non è neanche una cosa così grave, in questo modo avrò tempo di recuperarmi il 7 e l'8 che mi ero lasciato indietro. One Punch Man volume 23, qui Saitama si vede per la bellezza di due tavole, mi pare, e neanche completamente, si vedrà per 3-4 vignette. Continua a piacermi, continua a essere una delle serie che leggo più volentieri, ma forse quest'ultima saga dell'associazione Esseri Misteriosi sta andando un po' troppo per le lunghe, spero non prenda più di altri due volumi. Seraph of the End, Guren Ichinose, Catastrophe at 16, volume 9, il prequel di Seraph of the End, che non condivide per niente le atmosfere della serie originale, è un normalissimo battle shonen con le battaglie magiche che si ambienta prima della catastrofe da cui trae origine Seraph of the End, che si incentra sul personaggio del tenente colonnello Guren nella sua giovinezza. È interessante per tutti i fan della serie, ma non aspettatevi granché. Blue Lock volume 1, ora chi mi conosce lo sa, non sono mai stato un grande appassionato di Spokon e tantomeno mi è mai fregato qualcosa del calcio o degli Spokon calcistici. Ho preso questo per tre fattori principalmente. Il primo, l'autore. Kaneshiro infatti scrive anche Jagan, che è uno dei miei seinen preferiti di tutti i tempi al momento. Il secondo motivo è stato il prezzo lancio di 3,99€, vabbè 4€ a cui l'ho trovato in fumetteria, e il terzo motivo è stato il fatto che si tratta sì di un manga calcistico ma anche una sorta di battle royale con diversi giovanissimi attaccanti giapponesi che vengono rinchiusi in questa struttura chiamata appunto Blue Lock, dove dovranno superare delle prove e di questi 300 soltanto uno riuscirà a tra virgolette sopravvivere, non è che muoia effettivamente nessuno almeno per ora, e diventare l'attaccante di punta della nazionale giapponese. È una roba che sembra quasi un survival game battle shonen ed è l'unico modo, penso, in cui posso digerire un fumetto in cui si tirano calci alle palle, perché in caso contrario il fumetto finirebbe per tirare calci alle mie. One Piece volume 98, ma quanto è bella la saga di Wano, io continuo a ripeterlo ogni video, ma sinceramente non saprei che altro dire in questo momento. Stanno succedendo tante di quelle cose nel mondo di One Piece e ci sono tante di quelle rivelazioni a praticamente ogni volume che lascio parlare chi è più esperto di me. World Trigger volume 21, finalmente dopo la lunga pausa è uscito un numero di questo fantastico battle shonen che mi piace tantissimo e su cui ho realizzato anche un video, se volete andatevelo a recuperare. Purtroppo non mi ricordo molto bene dove eravamo arrivati, dato che c'è stato un bel po' di silenzio tra il volume 20 e il volume 21, magari me li rileggo e poi mi recupero anche questo. Super Dragon Ball Heroes, missione nell'oscuro mondo demoniaco, volume 3, che titolo inutilmente lungo, che manga inutilmente inutile, non è altro che un ammasso di trasformazioni e fusioni fanservice scritto col culo e disegnato col culo, ma c'è scritto Dragon Ball, e nonostante non ci sia nemmeno il nome di Akira Toriyama da nessuna parte sul volume, proprio non voleva collegarsi a questo prodotto in alcun modo, io l'ho comprato perché sono stupido. Un manga bello invece è Gintama, in questo caso abbiamo il volume 72, mancano soltanto 4 numeri al finale, io sto già piangendo interiormente per il vuoto che questa serie lascerà dentro di me. Il mio manga preferito, il manga più bello di tutti, lo shonen comico parodico per eccellenza, recuperatelo anche se è lunghetto, fidatevi che ne vale la pena. Shaman King nuova edizione volume 7 e volume 8, non so mai che cosa dire nei video acquisti perché di Shaman King
ho già parlato in un video apposito, ho paura sempre di fare spoiler. Questa edizione è fantastica per recuperarlo, un prezzo umano, doppia sovraccoperta, pagina a colori, tavole ridisegnate da Takei e in più il finale quello vero. Tokyo Revengers volume 5 che dal prossimo mese diventa mensile, che bello, finalmente potremo avere la nostra dose di Tokyo Revengers ogni 30 giorni. È una serie che mi sta piacendo tantissimo, viaggi nel tempo, bande di mototeppisti giapponesi, amicizia, botte e determinazione. Non è il concept più originale del mondo, però c'è da dire che questo lo fa parecchio bene. Questo mese ho comprato anche due cose particolari, ovvero due manga fatti da autori giapponesi per il mercato francese e poi stampati anche in Giappone. Il primo è Beyond the Clouds di Nike e parla di questa bambina alata che cade dal cielo e perde la memoria e viene accudita da degli operai che lavorano in una città steampunk costantemente avvolta da vapore giallo, e Tsukumi Project di Ippatu che ha dei disegni della Madonna e la trama riguarda dei detenuti francesi che vengono mandati in una missione segreta in un Giappone di quasi 300 anni nel futuro, distrutto dalle bombe atomiche degli altri paesi che temevano per una potenziale arma biologica che si diceva che i giapponesi stessero sviluppando. Il loro aereo precipita e Leon, il protagonista, si troverà a dover sopravvivere in un mondo pericoloso e pieno di strani animali mutati. Tra i due questo è quello che ho preferito, ma devo ammettere che lo stile di disegno estremamente abbozzato, tondeggiante e dolce di Beyond the Clouds ha fatto comunque presa su di me, penso le continuerò entrambe. Ho recuperato i primi tre numeri di Buonanotte Pum Pum e adesso aspettiamo le ristampe degli altri. Grazie Panini per renderci le serie disponibili. Terzo volume per Solo Leveling, ho fatto un video anche su questa serie, andatevelo a recuperare, ve lo lascio nelle schede a fine video. Terzo volume per la Ultimate Deluxe Edition di Fullmetal Alchemist e, gente, in questo volume mi si è leggermente spezzato il cuore. Succede una certa cosa, un certo personaggio che non vi voglio spoilerare, ma è stata dura finirlo, è stata davvero dura. Come ogni mese abbiamo un bel pacco da Starshop e come potete vedere questa volta è parecchio grosso. Togliamo l'imballaggio, come potete vedere anche questo mese l'imballaggio è perfetto e c'è una grandissima cura per i volumi che andate ad acquistare. Abbiamo due cofanetti questo mese, Hello World e The Poetry of Run, entrambi di Star Comics. Questo è uscito questo mese, questo è uscito qualche mese fa ma non l'avevo recuperato e quindi ringrazio Starshop per avermeli inviati. Su Starshop trovate un vastissimo assortimento di fumetti, manga, gadget e merchandise. Il sito è fornitissimo, sono molto professionali, le spedizioni sono veloci e vi ricordo che inserendo il codice Kuro15 avrete la spedizione gratuita su un ordine pari o superiore a 15€, oltre a uno sconto del 5% che sarà sempre presente su tutti i prodotti. Trovate il link al sito qua giù in descrizione. Passiamo al fumetto americano e iniziamo dalla Marvel con Heroes Reborn volume 1, il nuovo mega evento della Casa delle Idee. Nel nostro universo, e quindi non in uno alternativo, tutti si sono dimenticati dell'esistenza degli Avengers, che sembrano non essere mai stati fondati. Al loro posto troviamo lo Squadrone Supremo, una sorta di Justice League in salsa Marvel. L'unico a ricordarsi della loro esistenza sarà Blade, membro degli Avengers e cacciatore di vampiri, che si aggirerà per cercare di capire che cosa sia successo. Probabilmente non la miniserie più interessante degli ultimi anni, ma si legge volentieri e quindi penso che la continuerò, solo perché adesso anche i mega eventi sono spillati, non vi manca quando erano brossuratini. Sempre per la Marvel, Daredevil volume 25 e Iron Man volume 8. Su Daredevil c'è un tie-in a King in Black, mentre in questo numero di Iron Man non si vede proprio, è tutto incentrato sui comprimari, gli altri personaggi che lo stanno accompagnando nello spazio. Bello però l'approfondimento psicologico che Cantwell continua a dedicare a Hellcat, quindi sì, promosso anche questo mese. Batman volumi 27 e 28, questo contiene due numeri di Detective Comics, mentre qui sono pubblicate le parti 2, 3 e 4 di Storie di Fantasmi, quindi tre numeri di Batman, quindi 24 pagine in più del solito, quindi un euro in più di prezzo di copertina. Che bellezza! Ultimo numero per Punto Zero, il crossover tra Batman e Fortnite. Mi vergogno di averlo comprato, sì, mi piaceva per i primi tre numeri, gli ultimi tre mi hanno fatto letteralmente schifo. Almeno, forse, quando avrò voglia, mi riscaricherò Fortnite giusto per riscattare i codici e poi lo cancellerò di nuovo. Non fa invece schifo Batman Catwoman volume 2. Anche questo si ambienta su tre piani temporali che immagino che arrivati alla fine della serie si ricollegheranno tutti e io adoro le storie in cui questo succede. Non mi ricordo se era successo anche nel primo volume, ma in questo i due piani temporali che si possono confondere più facilmente vengono distinti non soltanto dai costumi dei personaggi, ma anche dalle tonalità cromatiche degli sfondi. Alcuni con colori caldi, altri con colori freddi. Sono 3 euro eccessivi, ma che ogni mese spendo più che volentieri, perché con questa non riuscirei ad aspettare il volume. Esattamente come non riuscirei ad aspettare il cartonato con Rorschach, che continuo a comprare estremamente volentieri e che secondo me è proprio fatta per essere letta in spillato, dato
che ogni numero non dico che sia autoconclusivo, ma rappresenta una parte dell'indagine del protagonista della storia, che è un poliziotto. Continua a piacermi proprio tanto, non vedo l'ora che escano i prossimi volumi. Rorschach, come sapete, è il mio secondo personaggio preferito dei Watchmen dopo il comico. E chiudiamo con Batman, con il 14° volume di DC bestseller, il ciclo di Snyder e Capullo. Quinto numero per Star Wars, che come al solito stampa sia la nuova serie di Star Wars che la nuova serie di Darth Vader. In quella di Star Wars viene introdotto un personaggio interessante con cui entrerà in contatto Luke Skywalker, che mi dispiace che non sia canonico, ma ce ne faremo una ragione. Quella di Darth Vader continua a piacermi di meno, ma sul finale si assiste a qualcosa che fa promettere futuri miglioramenti. Star Wars, l'Alta Repubblica, volume 4. Gente è più forte di me. Mi rendo conto che il periodo storico di Star Wars in cui è ambientata questa serie sia interessantissimo, ma è proprio la serie che non lo è, né dal punto di vista della scrittura, né dal punto di vista dei disegni. È estremamente banale, quasi blanda. Io non so come si faccia a realizzare un prodotto così mediocre su un periodo così interessante. La continuerò ovviamente nella speranza che migliori, alla fine è pur sempre Star Wars ed è pur sempre canonico, però sono molto amareggiato. Decimo spillato della salda press per Godzilla, con l'ultimo episodio di Furia attraverso i secoli. Avete mai voluto vedere Godzilla interagire con dei dinosauri? In questo potete farlo. Furia attraverso i secoli è probabilmente la mia saga preferita mai pubblicata su questo mensile, ma anche la prossima, il più grande mostro della storia, che sarà in 6 parti anziché 3 come al solito, promette molto molto bene. Chiudiamo col fumetto italiano, a partire da Ramon Hai Sgarrato, volume unico. Questo l'ho scoperto grazie a un video di Dili che mi ha fatto venire un sacco di voglia di recuperarlo, e in un video acquisti io non riuscirò mai a parlarne nello stesso modo in cui l'ha fatto lui in un video dedicato, quindi se volete vederlo, se volete sapere di più di questo volume, ve lo lascio qua giù in descrizione. Sappiate che si tratta di qualcosa di estremamente sperimentale, una sorta di metafumetto in cui i protagonisti lo costruiscono man mano che il lettore va avanti nella lettura, curando sceneggiatura, scenografie, balloons, come se tutti i characters fossero in realtà attori che fuori dal fumetto hanno una loro vita. Tutti impegnati a cercare il protagonista, Ramon, che in un qualche modo ha sgarrato, e scoprirete come leggendolo. Quinto e penultimo volume per Matana, la nuova serie western di Ortolani. Fino ad adesso mi piaceva, è stato un po' un calare fino ad arrivare a questo numero in cui non ho riso neanche una volta. Le battute sono state tutte un po' banali, speriamo che si riprenda sul finale a questo punto. Sempre di Le Ortolani abbiamo Rango, e esattamente come Matana, neanche questo mi è piaciuto. Storia banale, battute banali, non è questo l'Ortolani che piace a noi. Samuel Stern, volume 20, forse il mio secondo numero preferito della serie fino adesso dopo il 6. Si parla di vecchiaia, si parla di Alzheimer, si parla di perdere la propria identità, perdere i propri cari e diventare un peso e sviluppare quindi un'oscurità dentro che porta alla nascita di demoni. Un numero scritto da Dio, interessantissimo, assolutamente da leggere anche se magari non seguite Samuel Stern. Nathan Never, Missione Giove, volume 3, penultimo numero di questa miniserie. Come ho detto nello scorso video, aspetto di averla tutta per leggermela. Tex Willer Extra, volume 1 di 3, ho sempre considerato Tex un fumetto da vecchi. Tex Willer mi piace leggermente di più, ho letto un paio di numeri ma non ho mai iniziato seriamente a seguire la serie, quindi questa miniserie mi sembrava una buona idea per saltare a bordo. Ho già letto il primo numero, tutto sommato mi è piaciuto, li leggerò tutti e chissà, potrei anche dedicarci un video che non guarderà nessuno. Dylan Dog, volume 418, Sally, e quanto mi dà fastidio tenere in mano questa copertina quando dall'altra parte ce n'è una bellissima di Kavenago, quindi facciamo che ve lo faccio vedere così. Non sono un fan di Vasco Rossi, non me ne è mai fregato niente della sua musica, di sue canzoni probabilmente conosco solo Alba Chiara perché alle medie me l'hanno fatta cantare a ripetizione nell'ora di musica, però la storia è bella, molto bella, pienamente nello stile di Dylan Dog, ma d'altro canto con la Barbato ai testi e Roy ai disegni non ti puoi aspettare niente di brutto. Speriamo che gli altri numeri di questa forse un po' forzata collaborazione musicale siano altrettanto di alta qualità. E ultimo, ma non per importanza, Dylan Dog 418 bis, classico numero che abbiamo visto tante volte nella serie dell'Indagatore dell'Incubo, in cui Dylan si ritroverà in un contesto quasi onirico, incomprensibile, e dovrà cercare di uscire con un finale leggermente a sorpresa. Un bel numero che tutto sommato mi è piaciuto, direi che è stata una bella idea avere un Dylan Dog in mezzo al mese, vorrei ci fosse sempre in realtà. Piccola nota interessante, Luca Vanzella, che ha curato soggetto e sceneggiatura di questo numero, è lo stesso che ha scritto il fumetto di Elettra Lamborghini di cui ho parlato nel mio video sui fumetti degli influencer youtuber, e si conferma quello che ho detto lì, è un ottimo scrittore. Ok, dopo l'ultima frase del video si è scaricata la videocamera e ancora non è che sia carichissima, quindi facciamo dei saluti veloci. Vi ricordo che qua giù in descrizione trovate il sito di Starshop, che ha sempre il 5% di sconto su tutti i prodotti, e con il codice CURO15 avete diritto a spedizione gratuita
per ordini pari o superiori a 15 euro. In descrizione c'è anche la mia pagina Facebook del canale per ogni domanda, dubbio, curiosità, tutto quello che volete, e il mio canale Telegram personale per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità a fumetti che mi riguardano. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, lasciate un bel like per sostenermi, arrivederci a tutti e al prossimo video. Chiusura, lampo, veloce, così che la batteria sta già partendo. Them a move and steady, take a break, slow down. Acting like a bird when them just a run down. Empty barrel always make the most sound. If you know my view, you is just a non-down. Putting on a show for a crowd. You know I'm proud with your head in a the crowd.